Si chiese forse come farò domani senza nessuno che mi ricorda che mi vuole uccidere. Sarò solo. Senza ammetterlo con se stesso. Aveva bisogno di quel cane. Credete, lettori, all'amore a prima vista o no? Non mi frega niente perché tanto non scrivo su quell'argomento. Yeah! Book! Vi rendete conto che state parlando con lo scrittore che ha venduto più libri da vivo al mondo dopo Andrea Camilleri? Il sangue ha deciso per sé e non per tutti. T'ha mollato. Lascia andare il cane. Il cane si allontana, 6-8 metri, si gira, guarda l'uomo. Poi si siede. Comunque sia, io sono il cane. E cosa guardi, cane? L'uomo che muore? Si accorse che stava perdendo troppo sangue e non poteva permettersi un combattimento onesto. E allora fece quello che fa un padrone quando vuol punire uno schiavo, lo frusta a sangue. Poi il suo pensiero corse a bastardo. Dorme? O fa finta? Il teatro è il giusto luogo dove i piaceri leciti e illeciti si sfiorano e si incrociano. Sto bruciando vivo! Sto gelando e Ah! Non ho mai sentito nessuno raccontare una cosa del genere. L'uomo guarda il cane e lo odia. Perché ha il pelo. E non se lo merita. Mors tua vita mea, mors tua vita mea. Ora ti uccido. Lo guarda ancora. Il coltello non fa niente di sua iniziativa.